Sopralluogo tecnico questa mattina dei super periti. Che cosa si è detto finora? Appena iniziato, è iniziato nella mattinata e ovviamente l'indicazione che come sindaco, come amministrazione ho dato e abbiamo dato nel corso di questi giorni è molto chiara: l'unica alternativa al Delfico è il Delfico. Quindi vanno effettuate tutte le azioni che consentano di creare i presupposti per poter rientrare subito. Poi si farà ovviamente l'attività di programmazione che porterà all'attuazione di tutte le misure previste nell'ordinanza 31 con i tempi previsti, ma adesso l'obiettivo per tutta la comunità del Delfico, per la città, non può che essere questa, ecco perché la presenza oggi insieme all'istituzione provinciale con la parte legale e la parte tecnica a sostegno dei tecnici che stanno effettuando le verifiche è ovviamente questa. Si deve rientrare prima possibile all'interno del Delfico nel corso di quest'anno scolastico perché l'unica alternativa reale al Delfico è il Delfico. Avvocato, avete appena presentato il ricorso in Cassazione, c'è allegata già la perizia, una super perizia effettuata dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, insomma dai super esperti che avete contattato. Quest'oggi sono qui però dentro a Sì, toccare con mano la situazione. ma questo mi sembra un momento molto importante della vicenda processuale, in quanto per la prima volta dei tecnici entrano all'interno della scuola e accertano la sussistenza di un problema di vulnerabilità sismica e un problema di stabilità dell'edificio che è stato sequestrato sulla base di consulenze del provveditorato alle opere pubbliche fatte esclusivamente sui documenti, quindi cartacea e aggiungerei letterarie. Quindi invece questa è una perizia fatta proprio sul posto. Sui luoghi non è stata allegata ancora, non poteva essere allegata al ricorso per Cassazione. Oggi ci sono tre tecnici, non mi soffermo sul valore degli stessi, i quali stanno accertando lo stato dei luoghi. Senta, avvocato, l'istanza al PM quando sarà presentata invece? L'istanza al PM dipende da questo accertamento, perché Anche. chiaramente né il sindaco né io vogliamo che si rientri in un palazzo che non presenti condizioni di stabilità. Vogliamo che si dissequestri il liceo classico nel momento in cui si accerta che queste condizioni di stabilità sussistono.